Ok, allora, intanto buonasera a tutti e mi chiamo Paolo Caviglia, sono uno psicologo, nonché collaboratore nei servizi per l'impiego, fieramente psicologo soprattutto, e mi occupo con Horizon di tutto quello che è l'ambito della correlazione videogiochi e psicologia da almeno 2 anni buoni. E stasera vi parlo di un argomento che unisce tutto ciò che può essere considerato benessere individuale, tutto ciò che è considerabile nell'ambito della psicologia del lavoro, ovvero il benessere aziendale. Ok? Allora, prima di tutto pensiamo al termine gamification. In italiano il termine gamification viene utilizzato un po' meno, viene utilizzato di più ludicizzazione ed è un termine molto, molto recente. Infatti la prima volta che questo termine viene utilizzato e perciò si definisce la nascita, quindi viene coniato da Nick Pelling, è il 2002. Okay? Successivamente però il termine acquisisce notorietà in un tempo molto breve, infatti l'apice è attorno al 2010-2011, nel quale il termine viene cominciato a essere utilizzato sia in ambiti di organizzazione aziendale sia in ambiti di marketing. Che cosa significa gamification? Game, gioco, ification, cioè rendere gioco qualcosa che non lo è. Non è proprio rendere un gioco, ma è applicare elementi di gioco in contesti non prettamente ludici. Il termine subisce anche delle variazioni di definizione stessa, infatti può essere anche definito come l'utilizzare alcune meccaniche di gioco, delle esperienze di gioco per dare due, diciamo, spinte motivazionali agli utenti per raggiungere obiettivi nella vita reale. Quindi non è prettamente un gioco fine a se stesso, ma motiva le persone a raggiungere determinati obiettivi. Che tali obiettivi possano essere individuali o aziendali, sono appunto due concetti diversi. Ci sono degli elementi della categorizzazione della gamification che vanno a modificare tutta l'esperienza reale, vanno a renderla ludicizzata, un termine un po' difficile da dire, ma la rendono più simile a un gioco. Okay? Ci sono sicuramente delle dinamiche che sono fattori di gioco che permettono l'orientamento del giocatore, dell'esperienza del giocatore. Sono vincoli, sono emozioni, sono tutto ciò che spinge una determinata a compiere o meno una determinata azione e quindi a vivere una determinata esperienza. Parliamo della narrazione del gioco, delle relazioni sociali, sia reali che in game. Poi ci sono le meccaniche. Le meccaniche sono quegli elementi che modificano i progressi di gioco, motivando e regolamentando il comportamento di chi? Del giocatore stesso. Cioè chi, non è che, stavo dicendo subisce passivamente, ma è sbagliato. Cioè chi fa esperienza del gioco. Sono ad esempio le sfide, oppure le ricompense che spingono il giocatore verso una determinata direzione. Facciamo un esempio. Ogni settimana, quando escono le sfide di Fortnite settimanali, un gran numero di giocatori vanno verso quell'obiettivo. Non so, partiamo da Pinnacoli, vanno tutti a Pinnacoli, vanno anche in altre sezioni della mappa perché per ottenere quelle ricompense. Quindi è un orientamento dato dal gioco al comportamento, in quel caso in game. Per quanto riguarda invece la gamification, sono elementi del gioco che orientano l'esperienza e orientano il comportamento nella vita reale. Poi ci sono delle componenti. Ok, queste componenti sono ciò che crea nella persona delle reazioni,
emotive, quindi paura, gioia, felicità, e anche cognitive. Cognitive inteso come determinati tipi di ragionamento, ok? Sono appunto i beni virtuali acquisibili nel gioco, missioni, classifiche, avatar, ok? E che cos'è quindi la gamification? La gamification è quel mezzo che noi utilizziamo, che si utilizza per favorire processi di motivazione degli agenti coinvolti, cioè è quel mezzo con cui si spinge una persona o un utente, come si può definire, o anche comunque un dipendente, perché si può utilizzare anche in ambito aziendale, a svolgere un determinato tipo di azione. Ok? Queste azioni, questi processi motivazionali spingono la persona naturalmente alla competizione, perché chi raggiunge un obiettivo prima o lo raggiunge l'altro no, avrà sicuramente dei benefit. La narrazione, nella spiegazione del gioco, la persona riesce praticamente nella narrazione di sé a spiegare quella determinata azione. Poi anche pensiamo alla natura sociale della gamification. Spinge infatti gli utenti, le persone, a compiere determinati tipi di azioni ai fini di una cooperazione, ai fini di un colloquio con l'altro, ai fini di socializzare con l'altro, perché noi sappiamo che l'uomo tendenzialmente cerca quelle azioni che lo rendono agli occhi degli altri buono e competente. E poi l'ultimo obiettivo, diciamo un pochettino più individualizzante, è l'edonismo, cioè il piacere di raggiungere quel determinato tipo di obiettivo. Raggiungi, non so, il livello 100 di un determinato gioco. Io sono in questo caso molto generico per non condizionare troppo, ma raggiungi il livello 100 di quel gioco, puoi essere soddisfatto di te e puoi mostrarlo agli altri. Quindi comunque non è sempre un edonismo fine a se stesso, ma può essere anche un edonismo spinto alla natura sociale che noi abbiamo. Allora, la gamification quindi è spingere il giocatore tramite un processo di apprendimento definito come learning by doing, cioè l'apprendimento di tipo esperienziale, cioè la persona apprende nel momento in cui esegue un determinato tipo di azione una o ripetute volte. Questo può comportare nella persona, ad esempio, non so, miglioramento di sé, andare in palestra, non so, si ottiene un determinato obiettivo, un determinato badge. Io penso anche agli Apple Watch, che ad esempio quelli sono un mezzo per la gamification veramente mostruoso, perché ottieni un badge se vai determinate volte a correre, e quindi anche quelli sono mezzi per spingere la persona a fare una determinata azione. Allora, ci sono delle app specifiche che sono state sviluppate e create in determinati ambiti. A scuola, partiamo dalla prima, per migliorare ad esempio le prestazioni scolastiche. Socrademy è un'applicazione creata da un professore di un liceo che praticamente cosa fa? Spinge i propri utenti, che in questo caso sono i suoi alunni, a rispondere a delle domande alla sera. Queste domande avranno poi un risvolto sulle votazioni effettive accademiche dell'alunno. Quindi il ragazzo sarà spinto a studiare per risolvere questi quiz, e allo stesso tempo avrà dei reward, dei premi nella vita reale. Abbiamo anche altre app molto simili come Quizizz, learningapps.com.org, che sono simili, e quindi non stiamo un attimo a specificare meglio. Nello sport io prenderei esempio sia Nike Plus, che
applicazione più grande che ha spinto le quotazioni, tra l'altro, di Nike molto in alto perché ha aumentato i consumatori a comprare scarpe Nike, aumentando, se non sbaglio, tenendo ormai il mercato circa il 90% delle scarpe da corsa. Quindi comunque ha spinto non solo verso una direzione di più sport core per ottenere dei badge, ma ha anche aiutato l'azienda ad aumentare gli introiti. Quella che vorrei parlare è Zombies Run, che ho utilizzato qualche volta, che poi ho perso sfortunatamente di utilizzarla, ma è un'applicazione che si basa sul correre inseguito degli ipotetici zombie, cioè seguire determinati di percorso per andare a prendere anche in determinati posti dei rifornimenti, e tutto comporta un miglioramento in game, e se tu devi raggiungere un determinato posto devi correre un tot di chilometri, quindi corri effettivamente. Nell'ecosostenibilità questa ha un benessere individuale slash umanitario, perché migliora quei comportamenti rivolti, diciamo, a riciclare, al risparmio energetico, a tutti quei comportamenti che sono definibili nell'ecosostenibilità. Un esempio può essere, ad esempio, Pin Bike, che è un'applicazione che si basa sulla bicicletta, quindi sul pedalare, si ottengono dei badge dell'attività, sostituendo quello che può essere una macchina, oppure anche nel Premia 3.0, che appunto utilizza diciamo degli sconti come premio se si ha un comportamento energetico buono e o soddisfacente. Un'altra app che vorrei prendere ad esempio e raccontarvi un pochettino meglio è Abitica. Abitica è un'applicazione gratuita che non serve soltanto all'interno dello sport o dello studio, ma serve nella vita di tutti i giorni. Quindi praticamente si creano degli obiettivi che danno determinati tipi di risorse, mana, forza, resistenza. E cosa succede? Se si svolgono determinate azioni, si decide se si svolgono determinati tipi di azione, per esempio, non so, andare a fare la spesa, portare il cane, danno un determinato tipo di ricompensa. E poi, grazie a questo, si creano anche dei team, quindi l'aspetto sociale di andare a aumentare il proprio livello per farlo vedere ai propri amici, far vedere che si è bravi e allo stesso tempo comunque per una soddisfazione personale, e insieme si superano le sfide insieme. Cioè si combattono determinati mostri. Quindi è un'app che spinge non solo al benessere in sé, come persona che lo fa su di sé, ma lo fa anche in modo sociale. Poi ci sono delle app, che sono state sviluppate in ambito di benessere aziendale. Io vorrei portare qualche esempio. Sono ad esempio il McDonald's Monopoly nel marketing, è stata una mossa che ha aumentato gli acquisti presso il ristorante, la catena di fast food McDonald's, in modo veramente ingente, perché praticamente con ogni menu si vinceva una tessera. Alla fine tutte queste tessere facevano una specie di mappa del Monopoly e si ottenevano dei premi alimentari, quindi dei pasti e altro. Oppure anche una che è nostra abbastanza nazionale, l'Intesa San Paolo Rewards, cioè se si utilizzano se si fanno determinati tipi di azione durante i propri comportamenti economici, che possono essere prelevare contactless, invitare degli amici, prelevare al bancomat, ma non questioni di tipo prettamente economico, non è se si spende un determinato tot di soldi, perché si punta sul modificare il comportamento dell'utente. Ogni settimana viene aperto un ipotetico caveau in cui ci sono dei premi, in cui a sorte tra chi sceglie di indirizzarsi su quel premio andrà a sbloccare e potrà vincere quel premio. Nelle risorse umane sono state create delle app quali Plantville. Plantville è un'applicazione che è stata creata da Siemens per una specie di Farmville, che è più famosa. Praticamente permetteva agli utenti di conoscere tutte le parti della produzione
di Siemens giocando a tempo, eccetera, facendo dei minigiochi, però si scoprono tutte le parti per la creazione dei prodotti Siemens. Oppure anche Employerland che ho messo nelle applicazioni, nonostante sia stata chiusa come app sul telefono, ma sia ancora aperta come sito internet, perché praticamente è una specie di caccia al tesoro del lavoro, cioè si mette il proprio profilo e si vede nella zona chi sta cercando lavoro e si va fisicamente sul posto oppure si porta il curriculum via l'app stessa, in questo caso il sito internet. È stata utilizzata non solo nell'azienda in sé, ma nell'azienda che sarà, quindi nel recruiting. Io penso ad esempio al Wasabi Waiter, che è l'applicazione che ha, diciamo, avviato questo filone di applicazioni nell'ambito del benessere aziendale. Wasabi Waiter è una simulazione di fare il cameriere, effettivamente. Quindi si contavano i tempi in cui tu andavi a prendere l'ordinazione, tornavi al posto, portavi l'ordinazione al tavolo, chiedevi pagamento, e questo serviva per capire quanto tempo una persona riuscisse a fare effettivamente l'azione, e quindi poi veniva utilizzato proprio ai fini di assunzione, come anche le altre app, le Marriott Hotel sulla gestione dell'hotel, come cameriere, come qualsiasi figura che è all'interno di un hotel. In Island di Costa Crociere, che è un'applicazione che praticamente è stata utilizzata la Costa Crociere proprio ai fini di recruiting, e l'ultima è quella dell'Oreal, Verville. Ma quindi è possibile creare un videogioco che crei, diciamo, che sia l'essenza della gamification? No, la gamification è un processo diverso dalla creazione di un videogioco, non è la vera e propria creazione di un videogioco, ma è l'applicazione di queste meccaniche ad altri settori in cui non sono naturalmente presenti. Rientra in questo caso infatti la categoria di serious game, che sono proprio videogiochi che non vogliono intrattenere ma puntano all'insegnamento. È un settore molto recente, se pensate che è stato fondato, ha avuto, diciamo, all'apice nel 2011, sono passati neanche 9 anni, sono numerose le app che sono state utilizzate. Si potrebbe pensare che l'utilizzo di altre tecnologie, quali il visore per la realtà virtuale o la smart home, quindi tutto ciò che rende la casa smart, possano servire alle persone a sviluppare, appunto, per aiutare allo sviluppo di un benessere individuale o anche nei casi delle aziende. Allora, per questa breve, diciamo, webinar sulla gamification, ho voluto prendere spunto da un po' di bibliografia, non ho messo tutto, ho messo quelle da cui ho preso più spunto, tra cui questo libro che si chiama Dentro il videogioco, edito da Anake Lamb e a cura di Francesco Bocci, in cui rientrano buona parte dei colleghi capi di Horizon, Zanacchi, Barone Italiano, in cui hanno scritto, sono una raccolta di brevi saggi su vari argomenti che correlano la psicologia ai videogiochi. Vi lascio con l'ultima slide, che sono i miei contatti personali. Se avete altre domande, se avete qualcosa da chiedermi, la mia mail è lì. E la mail, naturalmente, di Horizon, PsyTech, di cui faccio fieramente parte.